Grazie Presidente, con questo ordine del giorno al DUP intendiamo porre maggiore enfasi tra gli obiettivi a carico del Dipartimento Sport nel dare esecuzione, nell'applicare quelle che sono le due più importanti delibere per quanto riguarda gli impianti sportivi comunali che abbiamo approvato nel corso dell'attuale consiliatura e faccio riferimento in particolare al nuovo regolamento approvato nel 2018, le cui norme transitorie hanno dato vita ad una serie di istanze che hanno l'obiettivo di riconoscere gli investimenti che sono stati realizzati nel corso di molti anni precedenti all'attuale amministrazione e che però appunto ci siamo posti come obiettivo quello di vederli riconosciuti. Molte di queste attività si sono concluse, altre no, e per questo motivo intendiamo porre come obiettivo quello di concludere entro l'anno tutte le istruttorie che sono state avviate. Un secondo obiettivo che vogliamo porre all'attenzione della programmazione dei lavori delle strutture amministrative riguarda l'applicazione delle norme, delle misure che abbiamo approvato con la delibera 125 del 2020 per dare ai gestori e concessionari di impianti sportivi comunali gli strumenti per poter affrontare l'emergenza che stiamo ancora purtroppo vivendo e quindi la possibilità di presentare delle domande di autorizzazione a convertire delle aree sportive, a realizzare delle coperture temporanee, a realizzare delle strutture temporanee per il miglior sfruttamento degli spazi all'aperto. Questa delibera appunto è stata approvata ad ottobre dello scorso anno ed ora necessita di essere messa in atto in tempi rapidi, in quanto ecco, appunto dalla crisi non siamo ancora usciti ed è importante essere tempestivi. Quindi per questo motivo, poiché nella proposta di DUP che è stata approvata, mancano questi due riferimenti espliciti, abbiamo presentato un ordine del giorno e un successivo emendamento che va a specificarlo meglio, che la volontà dell'Assemblea Capitolina è di vedere gli uffici impegnarsi realizzare nel mettere in atto quelli che sono gli indirizzi politici che sono stati approvati in questi anni. Grazie.